striscia la linea rosa che avanza per disegnare il percorso e che già si sono lasciati alle spalle. Dunque già superato anche il Gran Premio della Montagna della Fricca, si va tra una trentina di chilometri verso l'inizio della seconda salita, la più temuta e la più impegnativa di giornata verso il GP di Alberto Contador. Hanno guadagnato un'altra quindicina di secondi, 10 uomini al comando, tra l'altro c'è grande attesa anche per capire quali potranno essere le ripetute di fare la differenza, e stanno cercando di togliersi di mezzo coloro che creano fastidio, che non hanno collaborato finora soprattutto. Ho trovato anche Max Lelli, te. Francesco, sono sul quartetto, sulla testa della corsa. Sono pienamente d'accordo, danno cambi regolari più o meno 150 metri a testa. Qua sta cominciando la salita di Passo d'Aone. Attenzione perché è una salita abbastanza impegnativa. Sicuramente il gruppo ci sarà a pagare. Volevo dire una cosa importante. La temperatura qua in questo momento è intorno a 15 gradi e la quota è di 534 metri, dobbiamo arrivare intorno a 1300 metri in cima a Passo d'Aone, e attenzione perché la discesa è molto pericolosa, ci sono dei tornanti e la strada non è larghissima. A voi. Salita inedita questa per il Giro d'Italia, era già stata affrontata al Giro del Trentino, c'era stato nel 2001 anche un arrivo proprio in cima alla salita di Passo d'Aone, è una prima categoria, scollinamento a quota 1298, si deve superare un dislivello di 775 metri, la pendenza media, pensate, la pendenza media è del 9,2% con punte massime del 14%. E già i primi 3 km di salita presentano una pendenza media superiore all'11%, quindi potrebbe essere fin dai primi chilometri di questa salita, che come hai ricordato ne misura 8,5, che si potrebbe scatenare la bagarre. L'andatura del gruppo è un'andatura velocissima, sia per prenderla nelle prime posizioni, quindi Alberto Contador e tutti gli altri uomini di classifica stanno facendo lavorare le squadre anche con questo intento, e vedete che insomma l'andatura è decisamente sostenuta. Francesco Gavazzi ha perduto l'attimo per riuscire a rientrare davanti, lo vediamo qui, fra poco verrà raggiunto. Per lui è appena cominciata formalmente la salita e il gruppo si sta avvicinando notevolmente intanto. Eh sì, perché ha recuperato già una trentina di secondi nei confronti dei quattro battistrada che adesso stanno affrontando un tratto al 10,2% di pendenza. Ecco, io se fossi quell'addetto che sta segnalando il tornante, l'inversione EU, mi metterei dall'altra parte per farmi vedere dal gruppo. Insomma, mi sembra una posizione un po', non dico incauta, ma che serve poco per quello che è lo scopo della sua presenza in quel punto. Abbiamo già visto il quartetto in precedenza, il quartetto al comando che ha avuto qualche difficoltà a capire che quella tornante era una vera e propria inversione a U dove bisognava prestare cautela. Ecco l'aspetto altimetrico di questa tappa che sta per affrontare la seconda salita, anche questo così come era stato alla Fricca è un Gran Premio della Montagna ed sarà GPM anche l'arrivo di Madonna di Campiglio. Andiamo adesso da Andrea De Luca che è con l'ammiraglio della Movistar, la squadra di Giovanni Visconti. Andrea. Direttore sportivo Aim Arena ha dato precisa indicazione a Giovanni Visconti. Allora, Visconti è un uomo di classifica perché è vicino a 6 minuti, eppure cerca con volontà di entrare nella fuga per la vittoria di tappa. Sì, trattavamo di stare nella fuga, no? Per vedere se c'era la possibilità di tenere opzioni per la tappa, e hanno entrato, come si è visto, Vignati e Visconti, però non ha avuto buon intendimento e ha salito questo altro corte che va Giovanni. El problema es que como no está lejos en la general, pues tampoco le pueden dejar mucho tiempo. Y vemos que atrás también se van acercando y en este puerto pues yo creo que va a haber algún movimiento por detrás y va a ser complicado aquí el poder. Vamos a ver un poco qué ocurre, pero lo tiene complicado, yo creo. Complicato, e intanto Buckwalter non tiene il ritmo degli altri tre, quindi si sta staccando il corridore della BNC, ha già un ritardo di una cinquantina di metri nei confronti degli altri tre. A voi la linea. Lo avevamo visto, Brent Buckwalter, l'americano della BMC che stava perdendo contatto, lui che certo non è uomo da salita, lo ricordiamo secondo nel 2010 nella
cronometro inaugurale al Giro d'Italia ad Amsterdam alle spalle di Bradley Wiggins. Eccolo qua, Brent Bookwalter, che presto dunque sarà ripreso prima da Gavazzi e poi dal gruppo della Maglia Rosa. Primo ad essere ripreso sarà Francesco Gavazzi, che ha perduto l'attimo. Eccolo qua, lo vedete inquadrato, ormai si sta salendo con il proprio ritmo, il gruppo tra poco lo raggiungerà, gruppo dove nelle prime posizioni ci sono sempre Alberto Contador che non i suoi compagni di squadra, e dove invece Fabio Aru aveva approcciato, iniziato la salita verso il Passo Daone un po' sfilato, e ora sta nei primi metri di salita ritornando nelle prime posizioni. È lì che deve stare la maglia bianca, Fabio Aru, secondo della classifica generale. Sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra invece la quotidiana sfilata delle maglie che sono vestite dai leader delle quattro classifiche, dove appunto c'è una maglia di leader in palio, che in questa sfilata invece vengono indossate dalle miss del giro. La maglia rosa, leader della classifica generale, la maglia rossa della classifica punti, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia azzurra del leader dei Gran Premi della Montagna. Mentre dopo tre ore c'è l'aggiornamento sulla media oraria, 43 km orari, quindi questo la dice lunga su quanto forte siano andati i corridori anche oggi. Una tappa dove di pianura ce n'è stata finora pochissima. Abbiamo visto a bordo strada fermo Roux, Anthony Roux, il francese della FDJ, che stava aspettando l'ammiraglia, probabilmente per il cambio di una ruota. Alberto Contador, ieri nella cronometro, è andato a riprendersi la maglia rosa, mentre qua adesso c'è un tentativo di Edoardo Zardini, che era stato attivissimo nella prima parte della tappa, sicuramente il più attivo tra gli uomini della Bardiani CSF nel tentativo di portare via una fuga. Adesso prova a venire via dal gruppo, che ha comunque sempre un paio di minuti di ritardo dalla testa della corsa. Edoardo Zardini prova a riportarsi davanti, è stato fin dall'inizio di questa tappa uno dei più attivi, il veronese. Ha provato in svariati momenti a lanciarsi in fuga, ha perduto l'attimo per, diciamo così, essere protagonista anche lui nella fuga che in parte è ancora in atto con il terzetto che è al comando. Nelle prime posizioni del gruppo vediamo anche c'è Damiano Caruso e con lui Steven Kruswijk, maglia gialla della Lotto Enel Jumbo, che era stato il più combattivo nelle ultime giornate prima della cronometro, praticamente tutti i giorni in fuga l'olandese della Lotto Enel Jumbo. Questo è il momento in cui Zardini va a riprendere Francesco Gavazzi. Dicevamo anche della presenza davanti di Damiano Caruso, lui che è l'uomo di classifica della BMC con un ritardo di 4 minuti e 56 da Alberto Contador. Si stacca anche Philippe Gilbert e viene segnalato in difficoltà anche Richie Porte, che evidentemente ha perso qualsiasi motivazione, qualche problema fisico anche per l'australiano, che doveva essere l'uomo di classifica del team Sky, posizione nelle gerarchie di squadra che è stata assunta ora da Leopold König, lo ricorderete, già protagonista all'ultimo Tour de France. Anche lui è entrato nell'organico della formazione del Team Sky, che ha in Leopold König a questo punto l'uomo di classifica, ma in tanti corridori che possono provare a conquistare la vittoria di tappa. Oggi al comando, all'attacco, nel terzetto di testa, il bielorusso Konstantin Sivtsu, ed tra l'altro qua Già vincitore di tappa al Giro d'Italia. Eccolo qua il gruppetto del quale fa parte proprio Richie Porte, che è insieme a tanti uomini della CCC Sprandi, e c'è Colbrelli. Anche Colbrelli della Bardiani CSF. Dunque ancora una giornata negativa, sarà una giornata di sofferenza per Richie Porte, motivazioni ormai azzerate per il tasmaniano, che però dobbiamo ricordare è alle prese anche con problemi fisici. Le cadute nelle quali è rimasto coinvolto, ma è per colpa sua, però insomma è scivolato a terra per colpa degli altri, e dunque problemi fisici anche per Richie Porte, che dobbiamo far notare è stato abbandonato anche dalla squadra. Però chiaramente adesso all'interno del Team Sky sono cambiate le gerarchie. Assolutamente, no? non ha più senso che tenga vicino a sé compagni di squadra. Mentre nel frattempo abbiamo la situazione con Bookwalter che ha 37 secondi di ritardo dal terzetto di testa. Francesco Gavazzi
è stato ripreso prima da Edoardo Zardini, che è ancora tutto solo davanti al gruppo Maglia Rosa. Il gruppo Maglia Rosa ha raggiunto in questo momento Francesco Gavazzi, e la determinazione di Edoardo Zardini oggi è anche motivata dal fatto che a 10 km dall'arrivo di Campiglio, esattamente a Sant'Antonio di Mavignola, c'è un gruppo di 300 appassionati, e tra questi tutti vestiti di rosa, e tra questi anche la famiglia Zardini, supporter di Edoardo, supporter di Davide Formolo, e anche la presenza di mister Malesani, apprezzato mister allenatore di calcio e naturalmente appassionato di ciclismo, ora apprezzatissimo produttore di vino. Sono appunto a 10 km dall'arrivo che stanno aspettando il passaggio della corsa, e sarà per loro particolarmente emozionante veder passare naturalmente Edoardo Zardini, se riuscirà a rimanere davanti. Per ora molto determinato il giovane veronese nel cercare oggi di essere protagonista. È tutto organizzato da Gino Bombana, vi salutiamo gli amici che sono a 10 km dall'arrivo. Eccolo qua Edoardo Zardini, mentre davanti sono rimasti in tre dopo che ha perso contatto Brent Bookwalter, dunque Suzu con Visconti e Dupont, che per ora non ha mai dato un cambio in testa al terzetto che sta guidando questa tappa. Torniamo ad Andrea De Luca. Per aggiornarvi sul distacco di Zardini dalla testa della corsa, 1 minuto e 50 il suo distacco, mentre il gruppo ha un ritardo di 2 minuti e 12 secondi, quindi Zardini molto più vicino al gruppo che non ai battistradan. In questo momento infatti mi volto e vedo gli uomini della Stana davanti al gruppo con dietro la macchia gialla, la maglia rosa di Alberto Contadora. Anche Zardini si volta in questo momento e vede che il gruppo sta avanzando verso di lui inesorabile. A voi la linea. Grazie Andrea, adesso è Paolo Tiralongo, in precedenza era stato Davide Malacarne che poi si è spostato, adesso Paolo Tiralongo che sta facendo il ritmo con Alberto Contador, che ha sempre un suo compagno di squadra davanti a proteggerlo, e in questo caso si tratta di Michael Rogers. Ecco, è iniziato il forcing del team Astana sulla salita di Passo d'Aone, e un primo obiettivo già lo stanno ottenendo, perché Roman Kreuziger non si vede nelle prime posizioni. Il ceco, che ieri si è impegnato nella prova a cronometro ed evidentemente sta pagando dazio dopo lo sforzo di ieri. Michael Rogers invece, facendo leva sulla sua grande esperienza, nonostante sia stato e sia un grande nelle prove contro il tempo, ieri è andato a spasso, e vedi quanto utile sia oggi per Alberto Contador, perché è l'unico che è rimasto con lui. Lo avevamo detto, sarebbe stato da sorprendersi, no, se l'avesse fatta tutta la cronometro Rogers. Sì, però sai, c'è chi comunque l'ha fatta tutta, e insomma lui tra l'altro avrebbe anche occhio qualità. Occhio Silvio, mentre... occhio, perché anche Uran sembra pagare questa accelerazione che c'è stata in testa al gruppo grazie agli uomini della Astana, e prima dei Tinkoff Saxo anche Rigoberto Uran sta perdendo contatto, ed è un handicap importante quello che già è maturato per il colombiano della Etics. Anche perché, attenzione, in cima al Passo d'Aone mancano 31 chilometri, quindi ne mancano per il gruppo almeno 6 ancora di salita, 5 e mezzo di salita, e quindi il fatto che Rigoberto Uran sia già in crisi non appena la salita è iniziata è veramente un bruttissimo segnale per il leader della Etics Quickstep, che vediamo in questa espressione non riesce nemmeno a fare fatica, ad andare al massimo, evidentemente anche lui problemi di condizione che non è mai riuscito a trovare in questo giro, mentre sottolineiamo la prova della Astana che ancora una volta, quando la strada sale, si dimostra la formazione più solida, che stanno ottenendo un primo importante risultato, piano piano stanno isolando Alberto Contador. Andiamo adesso in corsa da Max Lelli, vai! Eh sì, la Astana sta facendo male, ma male molto, perché qua stiamo salendo intorno a 20 all'ora e la pendenza della salita in questo momento è intorno al 10%. Stanno facendo un forzi che hanno fatto spaccare il gruppo in mille tronconi. Poco avanti a me c'è Uran con due compagni, ma vi garantisco che la velocità non è molto, molto alta. La situazione, come diceva Silvio, è preoccupante perché manca ancora molti chilometri a scollinare, sicuramente è in difficoltà. A voi.
Situazione preoccupante, diceva giustamente Max Lelli, per Rigoberto Urán, del resto lo ripetiamo dall'inizio di questo Giro d'Italia, perché quelli erano stati i primi segnali che erano arrivati. Qua invece siamo dietro con Franco Pellizzotti. L'Astana può contare su una struttura di squadra che, per quanto abbiamo visto finora, è nettamente superiore rispetto alla Tinkoff Saxo, la formazione che veramente ha gli uomini per provare a riaprire un Giro d'Italia che, visto il risultato di ieri, sembra obiettivamente in cassaforte, però le pedine giuste Fabio Aru nella sua squadra le ha. Hanno il dovere di provarci e d'ora in poi sarà questo lo schema. Il canovaccio tattico del Giro d'Italia sarà proprio questo. Ogni qualvolta ci sarà l'occasione, e l'occasione si presenta ogni qualvolta la strada salirà, e in quest'ultima settimana si salirà molto, molto e costantemente. La Astana ci proverà e il primo obiettivo è quello di isolare Alberto Contador. E poi bisogna staccarlo, e bisogna provare a staccarlo con l'uomo giusto, e l'uomo giusto è Fabio Aru. Non è semplice tutto questo, ma come prima cosa bisogna isolare Alberto Contador, e questo è un obiettivo che stanno raggiungendo. Sempre Paolo Tirolongo in testa al gruppo, poi Marco Rogers, Contador, alla sua ruota Fabio Aru, e poi c'è Dario Cataldo, sta avanzando anche Carlos Alberto Betancourt con Steven Kruijswijk, maglia gialla della Lotto Enel Jumbo. Torniamo per aggiornamenti in corsa da Andrea De Luca. In difficoltà Davide Formolo e Pellizzotti, adesso sta rientrando nel gruppo maglia rosa anche Mouret, ottimo lo scatto, sono quattro gli uomini della Tinkoff, perché davanti c'è Michael Rogers, poi in fondo al gruppo c'è Roman Kreuziger e c'è anche Ivan Basso, però Ivan Basso non aveva una bella cera in faccia, Kreuziger era un po' più sereno, quindi sono quattro i Tinkoff Saxo, compreso Contador naturalmente. A voi la linea. Grazie Andrea, mentre i tre battistrada Visconti della Movistar, maglia nera della Sky per Suzu e poi la maglia scacchi della Gedeser per Dupont, sono appena transitati al cartello che indica 35 km alla conclusione e ne mancano ancora 4 per arrivare al Gran Premio della Montagna, che ricordiamolo è a quota 1298, passo Daone. È ancora lunga per arrivare in cima a questa durissima salita al Gran Premio della Montagna di prima categoria, che davanti Giovanni Visconti è tra i tre che stanno guidando la corsa, continua ad essere il più determinato, mentre dietro è la formazione di Fabio Aru che sta cercando di creare difficoltà ad Alberto Contador, che continua a danzare in piedi sui pedali alla ruota di Michael Rogers. Abbiamo sentito, c'è ancora la presenza nel gruppo maglia rosa di Ivan Basso e di Roman Kreuziger, che però non riescono a rimanere nelle prime posizioni lì, che potrebbero essere utili al loro capitano. Il loro obiettivo è quello naturalmente di tenere duro, magari di sfilacciarsi nell'ultimo chilometro di salita per poi riuscire a rientrare ed essere ancora utili salendo verso Campiglio alla causa del loro capitano, di Alberto Contador. Ricordiamo che ieri non hanno preso il via nella cronometro diversi corridori: Tom Bonen, Michael Matthews, André Greipel, il suo ultimo uomo nelle volate, vale a dire Greg Anderson, hanno abbandonato dunque il Giro d'Italia, e stamani non sono ripartiti Oscar Gatto e Christophe Van de Valle, mentre in corsa è arrivata la notizia del ritiro di Nicola Ruffoni. Quello che stanno affrontando adesso è il tratto più duro per i battistrada, siamo alla 14% di pendenza. Ed è la testa della corsa che si trova proprio in questo istante, quando mancano 3 km al Gran Premio della Montagna, 3 km e mezzo, nel tratto più impegnativo dove le pendenze arrivano al 14%, ma sono pendenze sensibili molto anche nel tratto di strada che sta affrontando il gruppo, dove vedete Ivan Basso e Roman Kreuziger sono lì che fanno l'elastico, perdono qualche metro, sempre gruppo maglia rosa condotto da uno straordinario ed encomiabile Paolo Tirolongo, è lui che sta facendo l'andatura, mentre qui siamo ritornati davanti. Paolo Tirolongo, lo ricordiamo, vincitore di una tappa a questo Giro d'Italia nel giorno di San Giorgio del Sannio. Ma torniamo da Max Lelli, vai. Francesco, abbiamo passato dal cartello meno 35 all'arrivo, qua è un tratto, come diceva Silvio, al 13-14%, un tratto molto duro, ma la Astana sta facendo ancora il forcing. Urami sono fermato e ha già 45 secondi, ha due uomini con sé, si capisce che quando fai una cronometro come quella di ieri molto impegnativa e non hai la condizione, lui probabilmente sicuramente non ha recuperato, le gambe sono proprio spente, è vuoto. Mi è successo anche a me in qualche occasione di impegnarmi a fondo, ma la condizione fondamentale è averla al 100% a questo Giro d'Italia. A voi.
e dunque rischia di perdere pesantemente ancora Rigoberto Urán. Intanto il ritmo di Paolo Tiralongo ha ulteriormente selezionato il gruppo, che adesso sta arrivando all'appunto con il 14% di pendenza, gruppo che tra gli altri comprende anche Schmidt, lo vedete il primo con la maglia arancione della CCC Sprandic, e poi con la maglia azzurra il leader del Gran Premio della Montagna in Chausti, abbiamo visto König con Betancourt, Kroosweg, e c'è anche Van den Broek, Jürgen Van den Broek, che a questo punto diventa un cliente scomodissimo per il podio. Assolutamente, quinta la posizione in classifica generale del belga, mentre attenzione, mi sembra che non ci siano più nel gruppo maglia rosa Ivan Basso e Roman Kreuziger. Andiamo da Andrea De Luca, che è lì chiediamo vicino. La conferma proprio da Andrea De Luca. Andrea, hanno una decina, anche 15 metri di stacco, però stanno perdendo sia Kreuziger che Ivan Basso. Alle loro spalle c'è Monsalve, poi Mouret e Atapuma, sono i corridori che sono staccati dal gruppo maglia rosa, mentre invece c'è un incredibile Kirienka, vincitore di ieri, che sta rimontando verso il gruppo maglia rosa, adesso affianca e salta Monsalve, si avvicina a Basso e Kreuziger. A voi la linea. Grazie Andrea, e abbiamo visto anche Igor Anton in questo gruppo, lo vedete là con il numero 113, mentre adesso cerca di rimanere attaccato con i denti Damiano Cunego, numero 121, maglia della Nippo Minifantini. Già vittima di una caduta Damiano Cunego salendo verso la fricca, poi vittima anche di un incidente meccanico, aiutato dai compagni di squadra, è rientrato e che ora, hai usato questa metafora, sta cercando con i denti di non lasciarsi scappare il gruppo maglia rosa, che ha superato anche il gruppo maglia rosa sempre condotto da Paolo Tiralongo, il tratto più impegnativo, ma le pendenze continuano a mantenersi costantemente sopra il 10%. E sarebbe interessante adesso capire anche la composizione del gruppo maglia rosa, per sapere dov'è Amador, che è il terzo della classifica generale, perché abbiamo visto che c'è Igor Anton, c'è Inciausti, c'è sicuramente Isagir in questo gruppo. Vediamo se riusciamo a scorgere anche un'altra maglia della Movistar. Sì, c'è anche lui, era accanto a Isagir, mi sembrava sì. Fosse l'uomo accanto a Isagir. Andrei Amador. Mentre qui un'inquadratura per il direttore di corsa, Stefano Allocchio, che sta seguendo chiaramente con interesse quanto sta accadendo, mentre qui il gruppo, sempre condotto da Paolo Tiralongo, in testa, e nella coda del gruppo, sempre Damiano Cunego. Con lui anche Moinard e Nieve, il Costa Rica, questo piccolo paese che ieri praticamente si è fermato per seguire, per festeggiare poi il grande risultato di Andrei Amador, perché magari poi bisognerà fare i conti tra una settimana, quando saremo a Milano alla conclusione del Giro d'Italia, però insomma già fa un certo effetto trovare un corridore che viene dalla Costa Rica in terza posizione. Tra l'altro un grandissimo talento Amador. Decisamente un gran corridore che si trova in questa posizione probabilmente insperata per lui dopo due settimane di gara, e staremo a vedere e seguiremo con curiosità quale sarà la sua posizione sabato prossimo. Sono 28, intanto segnala Radio Corsa le unità, il numero dei corridori che fanno parte del gruppo maglia rosa. Eccolo qua, inquadrato dall'elicottero, sempre condotto da Paolo Tiralongo, con Michael Rogers alla sua ruota e Alberto Contador alla ruota del compagno di squadra. Intanto, dopo aver provato ad uscire allo scoperto, Edoardo Zardini, numero 39, maglia verde della Bardiani CSF, adesso sta perdendo contatto, così come contatto, non sono molti metri, ma contatto lo ha già perso anche Damiano Cunego. E con le immagini torniamo sulla testa della corsa, su Konstantin Siouzou, Giovanni Visconti e Hubert Dupont. Ormai superato il cartello dei 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, 1298 metri di altitudine di Passo d'Aone, circondato dai gruppi montuosi delle Dolomiti di Brenta e dell'Adamello, ricca questa zona di percorsi suggestivi, sia da affrontare per piacevoli camminate, sia da affrontare in mountain bike, in questo mezzo straordinario. Andiamo adesso in corsa da Andrea De Luca. Le condizioni del tempo, sta reggendo il cielo, Andrea?
Purtroppo no, purtroppo no, le prime gocce di pioggia cadono proprio sulla corsa e quindi speriamo che tenga, perché adesso è una pioggerellina, speriamo che tenga perché la discesa è molto insidiosa. Adesso anche la macchina della giuria ha superato Kreuziger e Basso, quindi mi volto, hanno un ritardo di 100 metri con Cunego e Zardini invece, che hanno fatto uno sforzo sfruttando la pendenza un po' più lieve, quando vedo il cartello che indica 2 km al Gran Premio della Montagna per il gruppo Maglia Rosa. A voi la linea. Grazie Andrea, ricordiamo che questa non sarà l'ultima salita di questa tappa che abbiamo seguito in pratica integralmente, perché il nostro collegamento è cominciato quando i corridori avevano percorso circa 15 km dalla via Dammarostica e soprattutto abbiamo potuto seguire integralmente i tanti attacchi che hanno caratterizzato la prima ora di gara e come si è formata la fuga che con alcuni elementi è ancora in corso con Siuzzu, con Dupont e con Visconti. E il fatto che ci venga segnalato, mentre Dario Cataldo ha qualche difficoltà, l'abruzzese compagno di squadra di Fabio Aru, che ci sia stato segnalato che qualche goccia di pioggia sta scendendo sulla corsa, non è positivo per i corridori, perché la successiva discesa, gli oltre 7 km che dal Passo d'Aone porteranno la corsa a Spiazzo, sono particolarmente insidiosi, quindi auguriamoci che tutto si possa svolgere nella massima regolarità e soprattutto nella totale sicurezza per i corridori, che dovranno prestare attenzione in questo tratto di strada che poi porterà la corsa a Pinzolo, da dove inizierà, come hai ricordato, l'erta finale verso Campiglio e verso l'arrivo di Patascos. Il gruppo è andato a riprendere Brent Buchwalter, che aveva cominciato questa salita insieme ai battistrada, ma poi è stato il primo a perdere contatto. Poi chiaramente dovremo fare i conti alla fine, però in base alla situazione che sta maturando finora, quello che potrebbe trarre i vantaggi maggiori da questa tappa in classifica generale sembra Jürgen Vandenbroeck. Allora, difficile che possa recuperare Rigoberto Urán, che dunque dovrebbe andare fuori dai vertici della classifica, probabilmente già fuori dai primi 5, e quindi a scalare posizioni sarebbe soprattutto Jürgen Vandenbroeck. Rigoberto Urán, che è in difficoltà fin dai primi chilometri di questa salita, occupa la quarta posizione in classifica generale. Jürgen Vandenbroeck, il belga capitano della Lotto Soudal, è appena dietro alle sue spalle in quinta posizione, quindi ora come ora è proprio il belga che salta uno scalino, cioè passa in quarta posizione della classifica generale. Staremo a vedere, perché Rigoberto Urán, comunque abile anche in discesa, avrebbe magari la possibilità di rientrare, però vedendo la fatica che sta facendo in salita potrebbe pagar dazio ancora salendo verso Campiglio. È rimasto dunque soltanto Michael Rogers insieme alla maglia rosa Alberto Contador. Andiamo da Andrea De Luca per aggiornamenti su Basso e su Kreuziger. Andrea. C'è Damiano Cunego che sta pedalando praticamente insieme a Ivan Basso, la storia del ciclismo italiano dell'ultimo decennio, passo dopo passo, sembra quasi il cambio di un'era questo. Intanto Atapuma da dietro sprinta e cerca di rimontare posizioni, quindi c'è un gruppetto formato da Cataldo, Damiano Cunego, Ivan Basso, Roman Kreuziger, e adesso Atapuma li ha raggiunti e cercherà di scavalcarli. A voi la linea. Grazie Andrea, mentre siamo al Gran Premio della Montagna con i tre uomini al comando, con Siuzzu, Visconti e Dupont. Importante segnalare che c'è anche Damiano Caruso nel gruppo della maglia rosa, e a proposito di corridori che oggi potrebbero guadagnare posizioni importanti in classifica, non dobbiamo assolutamente dimenticare Damiano Caruso, che fra l'altro, per come si stanno mettendo le cose, potrebbe andare a scavalcare anche Cataldo. Anche lui potrebbe questa sera aver fatto qualche salto in avanti in classifica generale, un Damiano Caruso che entra nella settimana cruciale di questo giro, dove incontrerà i percorsi più adatti alle sue possibilità e potrà contare anche sull'aiuto, abbiamo visto, di Moinard, il francese della BMC, che è a questo giro perché è stato selezionato all'ultimo momento, ma si sta dimostrando assolutamente all'altezza della situazione. Non faceva parte della squadra della BMC Amuela Moinard, convocato invece era Lodewijk, che poi è stato costretto a dare forfait proprio all'ultimo istante, richiamato in extremis Moinard. Andiamo da Max Lelli. Francesco, sono dietro Kirienka, che sta rientrando su Ivan Basso e Kreuziger. Oggi è fondamentale la scelta dei rapporti, una salita molto impegnativa. La stramaggioranza del gruppo ha montato 11-28, però qua nei pezzi duri ci vuole anche il 29. Si deve andare su con una bella cadenza molto agile.
È chiaro che chi va anche troppo agile è sbagliato, perché forse ieri ha speso troppo e non c'è benzina nelle gambe. Dunque bisogna trovare un compromesso giusto, ideale, e mantenersi molto concentrati. Manca ormai un chilometro allo scollinamento, a voi. Questo per quanto riguarda il gruppo, grazie Max, mentre i tre battistrada ormai sono a meno di 100 metri dalla GPM, va addirittura a scattare per guadagnare i punti Giovanni Visconti, che poi si volta. Non credo che Visconti abbia intenzione di insistere, no? No, non credo, però ha dimostra... fatto lo scatto giusto per prendere i punti del GPM, però dimostra di avere una gran gamba. Dimostra con questa azione di essere veramente determinatissimo, e vedete con quanta abilità abbia preso da un appassionato spettatore che non ha nulla a che vedere con la sua formazione, un giornale, il classico giornale, nell'era della tecnologia, che chiaramente viene utilizzata anche dei corridori, il classico foglio di giornale è la cosa più utile, rimane la cosa più utile quando si tratta di scendere in discesa per ripararsi dall'aria. Giornale da mettersi appunto sotto la maglietta, sì, non per da leggere, per mettersi appunto per curarsi sotto la maglia dal vento nei tratti in discesa, come ai vecchi tempi, come i vecchi tempi. Bravo. Mentre qui vediamo questo signore con questo mentre foratura per Stefano Pirazzi, ruota posteriore per il laziale della Bardiani CSF, Valli Giudicarie. Riparte adesso Pirazzi, mentre va a scattare in testa al gruppo Inciausti, perché questo è un gran premio della montagna di prima categoria. Lui è il leader della classifica per la maglia azzurra. I prima categoria assegnano punti fino ai primi 8, dunque 3 sono già passati, lui passa per quarto con ogni probabilità. Vediamo, perché c'è anche Betancourt, però passa per quarto Inciausti, che dunque va a guadagnare 9 punti da aggiungere ai 15 che già aveva preso alla Gran Premio della Montagna di seconda categoria della Fricca. Mi fa sorridere il signore con la macchinetta fotografica e i giornali, e chiunque chieda il giornale gli passa un foglio di giornale, utilissimo, utilissimo. Però bravo quel signore, no, assolutamente, perché parliamo tanto dei tifosi, di come sia importante anche quando... del ruolo e la posizione dei tifosi. Questo signore correttamente da una parte con il giornale pronto da consegnare a chi glielo chiede, i corridori ne avessero bisogno. Mentre è già iniziata la discesa sia per il terzetto di testa sia per il gruppo Maglia Rosa. E questi sono i passaggi ufficiali a Passo d'Aone. Adesso attenzione alla discesa, ma noi siamo pronti per andare con l'ultima parte della nostra diretta. È il momento di giro all'arrivo. Pubblicità. Di una tappa che aspettavamo praticamente dalla prima tappa, l'alta montagna, l'essenza della lotta per la classifica generale, perché sento già il brivido io. Siamo in discesa dopo un GPM di prima categoria, un GPM inedito, Passo d'Aone, dove il primo ha transitato Giovanni Visconti anche a protezione del suo compagno Inciausti. Visconti si trova, vedete, all'attacco con Constantin Suzzu e Hubert Dupont, scalatore forte da classifica generale anche se non quest'anno della Cetesella Mondiale, un minuto e venti su un gruppo Maglia Rosa che definire il gruppo, non possiamo dire gruppetto, no, ma un gruppo molto esiguo. Sono comunque una trentina di corridori rimasti sotto soprattutto la pressione di Paolo Tiralongo. Non mi meraviglio molto dell'atteggiamento degli uomini, dei compagni di squadra di Alberto Contador. Io credo che anche se si fossero impegnati a fondo, forse probabilmente potrei salvare Boaro, che è un cronoman, oppure anche... Mancano 26 chilometri al traguardo di questa tappa che prevede il quinto arrivo in salita al Giro d'Italia dopo quelli della Betone, di Campitello Matese e di Vicenza. Siamo appena scollinati dall'inedito per il Giro d'Italia Passo d'Aone e adesso la corsa sta affrontando l'impegnativa, la difficile e pericolosissima discesa. Ma ci sarà poi ancora una salita da affrontare, quella che porterà verso il traguardo, verso i 1715 metri di Madonna di Campiglio. Ci sono tre uomini al comando, sono Giovanni Visconti della Movistar, Constantin Siuzzu della Sky e Hubert Dupont della AG Désert. Il gruppo è transitato con un ritardo di 1 minuto e 30 alla Gran Premio della Montagna di Passo d'Aone. Adesso siamo in discesa e noi andiamo subito in corsa da Andrea De Luca, Motocronaca 1, a te.
Abbiamo già effettuato qualche chilometro di questa discesa che io definirei discesa Macarena, perché continuiamo a spostarci a destra e a sinistra. È una discesa tutta in costa e a volte appaiono improvvisi ritornanti come in questo caso, e quindi non ci si può minimamente distrarre. Una di quelle tipiche discese dove si consuma più che in salita. A voi la linea. Grazie Andrea, 1:21 il ritardo del gruppo. Abbiamo visto che in testa al gruppo c'era stato un allungo da parte di Steven Kruiswijk, l'olandese della Lotto NL Jumbo. Adesso andiamo da Max Lelli, vai. È una discesa molto tecnica, molto pericolosa, ci sono delle curve molto, molto chiuse. I corridori qua devono usare il cambio in continuazione e rilanciare subito all'uscita in maniera perfetta, altrimenti non riescono a rimanere attaccati alla fila. Sono dietro il gruppo della maglia rosa, sono molto allungati. Speriamo che nessuno esca di strada, perché veramente sono al limite, stanno spingendo a fondo. A voi. E proprio mentre lo dicevi abbiamo visto un problema per Jürgen van den Broek. Andrea, De Luca. Buono. Aspetta. Allora, tentiamo un attimo. Anton, rischiato di finire nel bosco anche a Tappuma. Vai via Massimo. Aspetta. Vai. C'è una curva pericolosa a destra. È finito Anton nel bosco anche a Tappuma. Per fortuna si sono fermati sul ciglio della strada. Anton è stato aiutato da un addetto, da un fotografo che l'ha praticamente preso per la mano e riportato sul ciglio stradale. Adesso noi ci spostiamo perché è una posizione pericolosa. A voi. Infatti lo abbiamo visto, Andrea deve assolutamente spostarsi anche molto velocemente, perché eri proprio nella traiettoria peggiore all'uscita di quella curva. Dunque Darwin Atapuma, probabilmente lì era andato lungo anche Jürgen van den Broek, e abbiamo visto problemi anche per Roman Kreuziger, oltre che per Igor Anton. Infatti Igor Anton e Roman Kreuziger, che tra l'altro l'abbiamo sentito perché Andrea ha il microfono aperto naturalmente, gli ha detto chiaramente: molla un po', evidentemente ce l'aveva con il collega che ha affrontato quel tornante sulla destra in un modo un po' troppo determinato, causando l'uscita di strada sua e anche naturalmente di Roman Kreuziger, e poi abbiamo visto arrivare a Tappuma. Eccoli qua, vediamo questo momento drammatico al Tappuma che cade. Era già ripartito Igor Anton, stava ripartendo Roman Kreuziger, e questo invece è Darwin Atapuma. Per fortuna c'era quella piccola via di fuga che però è stata sufficiente per fermare la scivolata e la caduta del colombiano della BMC. Posizione pericolosissima per Massimo Valeri e il nostro Andrea De Luca, che prontamente se ne sono andati evitando così altri problemi. Allora, per i battistrada è finita la discesa, sì. Per Giovanni Visconti, per Hubert Dupont, che a scanso di equivoci l'ha fatta tutta in testa la discesa, almeno ha cercato di prendere meno rischi possibili, e per Konstantin Siuzu. Finita sono due anche per il gruppo Maglia Rosa. Due corridori bielorussi ad aver vinto tappe al Giro d'Italia. Uno è Vasilij Kirienka, che ieri ha ottenuto la sua terza vittoria al Giro, l'altro è proprio Konstantin Siuzu, che ha vinto nel 2009 la tappa di Bergamo. Un ringraziamento alla direzione del Sacrario Militare di Cima Grappa e al comune di Tione per l'ospitalità e per l'assistenza ai nostri mezzi delle riprese in movimento e delle riprese aeree. Mentre la Stana schierata in testa al gruppo Maglia Rosa, dove mi sembra di vedere Alberto Contador solo. Non c'è Michael Rogers, che era l'unico che era riuscito a rimanere con lui nel tratto in salita, anche se mi sembra che dietro stia rientrando un altro gruppettino dove mi è sembrato di vedere una maglia della Tinkoff Saxo. E però, dovrebbe insomma, essere proprio quella di Michael Rogers. Però hanno almeno 250 metri di ritardo ancora. E naturalmente lavorano i compagni di squadra di Fabio Aru, perché il fatto di aver isolato con Diego Rosa in questo momento, dopo aver lavorato moltissimo Paolo Tiralongo, perché il primo posizione, obiettivo lo hanno raggiunto, quello di isolare Alberto Contador. C'è invece Amador, lo vedete con il numero 112, maglia della Movistar, maglia verde della Movistar, che è il terzo nella classifica generale. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Aria break dal giro. Pubblicità.
esatto. Signor Trofimov, che cosa pensa lei, esatto, di me? Questa è una bella citazione. Eh beh, sì. Hubert Dupont, dicevamo, già uomo di classifica generale, in questo momento si trova in fuga con Giovanni Visconti, che ovviamente starà ripensando alla tappa del Galibier, che lo vide vincitore in un arrivo in salita prestigioso. Costa Attenziuzzo, che ha vinto il Giro d'Italia, e lì chissà, poi c'è Leopold Koenig dietro, potrebbe anche venire buono per dare una mano allo scalatore della Repubblica Ceca, ormai capitano del Team Addio. Sky. Addio. E adesso c'è davvero il Team Astana, che davvero ha una prestazione di squadra notevole. Sono rimasti in pochi, Anton, Igor Anton era là davanti, secondo me è caduto perché lo stanno ripulendo il dottor Massimo Branca con vediamo lì davanti due uomini, dovrebbero essere Ivan Basso e Kreuziger, che erano già staccati precedentemente in salita. Ma ora c'è l'azione forte della Astana, che sta su questa strada, su una strada che tendenzialmente tira sempre un pochino con una leggera pendenza, e tendenzialmente vanno a prendere i tre fuggitivi, perché si sono messi in testa soprattutto Diego Rosa, ora insieme a Paolo Caruso in terza posizione, c'è anche Landa dietro a Fabio Aru. Guarda, poi... Damiano Caruso come è sempre coperto dietro. Sto prendendo proprio il tempo per vedere quanto c'è tra il gruppo Maglia Rosa e il gruppo con Michael Rogers, che però si allarga, che adesso stanno invitando i corridori della... Intanto sono 23 secondi di ritardo, però non c'è molto accordo. Adesso c'erano i corridori della Movistar che parlavano con Michael Rogers e lo invitavano di farsi carico anche lui, perché adesso la spinta la sta facendo Esiedal insieme a Brooks della Lotto, e abbiamo visto anche Reichenbach della Yam prima tirare il gruppo. E quindi non c'era un atteggiamento molto propositivo di Michael Rogers, che è stato invitato. Quindi avevano 23 secondi di ritardo al gruppo Maglia Rosa, questo gruppetto di corridori. A voi la linea. Grazie Andrea, e questa è la cartolina che arriva dal Giro d'Italia, la cartolina della 15ª tappa di Pinzolo, questa famosa località turistica, turismo estivo e invernale. Siamo alla fine, la stiamo raggiungendo dopo questa difficile discesa in Val Rendena. Siamo passati da Spiazzo Caderzone e adesso appunto Pinzolo, che siamo dunque nell'alta Val Rendena, è il centro maggiore di questa valle. Nel territorio di Pinzolo c'è anche la Val di Genova, che è nota anche come la Valle delle Cascate, e la più nota è la Cascata di Nardis. Andiamo adesso da Max Relli. Mi trovo dietro il gruppo della Maglia Rosa e c'è il Brock Astana, che ha fatto un grande lavoro. Attenzione qua indosso, mentre saltavo via dalla moto mi sono retto pari pari, ok? Volevo dire che a questo punto l'Astana deve finalizzare questo grande lavoro, altrimenti stanno portando a spasso Contador. Devono attaccare subito all'inizio della salita, cercare di metterlo in difficoltà. È rimasto solo, però se non finalizzano tutto questo lavoro non serve a niente. A voi. Grazie Max. Bisogna reggersi, sì, non soltanto in discesa, ma hai ragione, bisogna reggersi anche in pianura, perché certo quei ci sono questi dosi. Poi tra l'altro affrontati a velocità sostenuta, come sta facendo Max Relli, che al seguito del gruppettino Maglia Rosa mi ha fatto impazzire. Vabbè, pari pari stavo saltando via anch'io. Comunque ci ha spiegato e ci ha fatto capire come si stia sviluppando la situazione. Lui dice giustamente, mentre qui vediamo la regia che ci dà anche la composizione, poi andremo anche noi nel dettaglio, bisogna ora finalizzare il tutto. Ora arriva la parte più difficile, staccare Alberto Contador non sarà semplice, non sarà facile. Alberto Contador si è già piazzato alla ruota di Fabio Aru, sarà quello il corridore che lui seguirà, e se sentirà la gamba e non avrà imprevisti salendo verso Campiglio, non mi sorprenderei di vedere anche lo stesso Alberto Contador all'attacco per cercare di incrementare il suo vantaggio. Staremo a vedere, comunque ci sono tutte le premesse per assistere a un finale assolutamente spettacolare. Una tappa che ci ha regalato emozioni fin dall'inizio. Domani il giorno di riposo, poi comincerà la terza ed ultima settimana, una terza ed ultima settimana che seguiremo ancora con grandi emozioni, perché il nostro collegamento comincerà alle 11:50. Non la consideriamo la tappa regina, perché è difficile scegliere la tappa regina nell'ultima settimana del Giro d'Italia, Silvio, però insomma martedì che giornata, la tappa della Prica con il Mortirolo, e noi la seguiremo integralmente, appunto staremo insieme dalle 11:50. La Pinzolo a Prica.
Rica che presenta, ritorna al Giro d'Italia, la scalata del Mortirolo, questa montagna straordinaria che ha fatto la storia recente del Giro d'Italia, mentre si rialza davanti Konstantin Siuzu, sarà utile alla causa di Leopold König, lo vedete l'uomo in maglia Sky nel gruppettino maglia rosa, è proprio Leopold König. Intanto non c'è più per colpa di quella caduta Jürgen van den Broek, la caduta nella discesa da Passo d'Aone, l'uomo della Lotto Soudal è Maxime Monfort. Dunque, per colpa degli incidenti, per colpa delle cadute, cambierà ancora la classifica generale. Intanto è stato ripreso anche Giovanni Visconti. E solo Hubert Dupont, lo vedete, non sta assolutamente continuando, si sta recuperando, ha diminuito anche lui la propria andatura, tra poco verrà raggiunto anche lui, avremo una situazione di gruppo compatto, sì, così si può dire, perché il gruppo maglia rosa è formato da 19 elementi in questo momento, sono stati ripresi i tre in fuga, erano in 16 nel gruppettino di Alberto Contador, quindi abbiamo 19 uomini al comando. Con Carlos Betancourt, maglia scacchi della Geneser, maglia rossonera della BMC Damiano Caruso, e abbiamo visto anche Steven Kruiswijk della Lotto e nel Jumbo. Poi con loro Monfort, c'è anche Genier della FDG e c'è ovviamente Leopold König del Team Sky. Andiamo da Andrea De Luca. Andrea. Cambia nuovamente lo scenario alle spalle del gruppo maglia rosa, perché a 30 secondi di distanza da Contador, Aru e compagni ci sono 18 corridori. Particolare importante, sono riusciti a rientrare Kreuziger e Basso. Adesso sono stati assistiti dalla loro ammiraglia ed è prevedibile quindi che cercheranno di rientrare prima dell'inizio della salita per dare un ulteriore contributo con la loro presenza ad Alberto Contador. Si sta facendo un grande carico di lavoro, soprattutto un corridore in questo momento, Ryder Esedal. Ripetiamo, 30 secondi di distanza tra il gruppo maglia rosa e il gruppo dei 18. Voi la linea. Grazie Andrea, eccola qua anche in grafica la composizione del gruppo al comando che adesso è chiuso da Alexandre Genier, il francese della FDG, davanti a lui c'è Trofimov, Yuri Trofimov, che è l'uomo di classifica della Katiusha. E si nota praticamente in massa la presenza dei corridori in maglia azzurra, vale a dire Team Astana con Aru, Kangert, Landa, Rosa e Tiralongo, e sono Rosa e Tiralongo che si stanno impegnando in questo tratto, come già è stato per Tiralongo salendo verso il Passo d'Aone, si stanno impegnando a tenere alta l'andatura, e questo primo piano di Fabio Aru, anche lui il giovane sardo in maglia bianca, si sta preparando alla battaglia finale, allo scontro finale negli ultimi durissimi 15 chilometri di questa quindicesima tappa. La fase di preparazione, dobbiamo dire che ha premiato l'atteggiamento tattico dell'Astana. Adesso chiaramente spetterà a Fabio Aru la responsabilità di provare almeno a concretizzare, però per ora Silvio, un applauso, solo applausi per come è riuscito Giuseppe Martinelli, il direttore sportivo dell'Astana, a muovere le sue pedine, perché è così che deve provare almeno a far saltare Contador. Finora non hanno sbagliato nulla e probabilmente non sbaglieranno nulla nemmeno salendo verso Campiglio. Certo che staccare Alberto Contador non sarà impresa facile, recuperare terreno ad Alberto Contador non sarà impresa facile. Ora il primo obiettivo l'hanno raggiunto, quello di isolarlo, mentre per ora arrivano notizie dalla corsa del distacco di Rigoberto Urán, che è segnalato ad oltre 4 minuti e mezzo, esattamente 4 minuti e 36 dal gruppo maglia rosa, con ancora una salita lunga, perché più di 15 chilometri da affrontare. Dunque davvero sarà un passivo pesantissimo, con ogni probabilità, quello che avrà stasera al traguardo il colombiano della Etix Quickstep. Andiamo da Max Lelli adesso. Mi trovo sempre sul gruppo della maglia rosa, vediamo ancora il treno dell'Astana. In questo momento il direttore sportivo sta parlando sulla radio. Però consentitemi, Francesco, di dire che un corridore come Contador, una squadra come la Tinkoff, non è normale che nel finale Contador rimanga solo così, non è normale. Io penso che anche ieri nella cronometro probabilmente qualche corridore ha dato troppo per fare la sua classifica e oggi di conseguenza era stanco e non aveva benzina sulle gambe, perché in questo finale qua, ripeto, un corridore come Contador non può rimanere solo. A voi. Invece sì, non è opportuno, solo. Invece è rimasto solo purtroppo Alberto Contador, solo, e questo era il primo obiettivo.
Siamo al traguardo volante di Pinzolo, dove transita per primo Dupont. Attenzione, perché qua ci sono anche gli abbuoni in palio. Infatti, vedete che va proprio Contador a fare addirittura lo sprint per guadagnare 2 secondi di abbuono, perché lui transita per secondo, poi non insiste Contador, e questo, Silvio, è un altro segnale di forza, come a dire: ragazzi, non mollo niente, non mollo neanche gli abbuoni. Incredibile davvero, se non l'avessi visto con i miei occhi non ci avrei creduto, perché... Allora, anche l'altro giorno prese 2 secondi di abbuono, però questo a modo quanto qua ci risulta, il gruppo era là, si spostarono con tutta la sua squadra davanti, si spostarono i suoi compagni di squadra per consentirgli di andare a passare per primo. Questa volta invece ha proprio fatto lo sprint. Ha fatto lo sprint, è andato a prendere questi 2 secondi, diciamo così, in qualche modo ha cercato di dare un segnale anche a Fabio Aru, che a San Giorgio del Sannio andò a sprintare dopo che c'è stato un accordo tra di loro. Qui rivediamo gli ultimi metri dello sprint, è andato proprio a cercarseli, a prenderseli questi 2 secondi di abbuono Alberto Contador, che ora ha 2 minuti e 30 di vantaggio in classifica generale su Fabio Aru, che si è disinteressato invece, giustamente. Dovrebbe rendere ancora più motivato e più determinato e, tra virgolette, più cattivo Fabio Aru, che ha il grandissimo rispetto naturalmente per Alberto Contador, che è il suo idolo, è il suo idolo ciclistico, però insomma ora deve tirar fuori anche un po' di cattiveria. E ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, mentre Giovanni Visconti ha qualcosa da ridire con Diego Rosa. Brevissima pausa pubblicitaria, break dal giro. C'è Diego Rosa, quasi toccato con Visconti. Sì, perché Diego Rosa stava andando indietro, Visconti è stato molto abile Giovanni Visconti a non ruotarsi con Diego Rosa. Naturalmente Giovanni Visconti lo ha mandato a pascolare da qualche parte, e qui continua la finta crisi che aveva Dupont, e qua c'è la disfatta della Tinkoff, perché sono tutti intorno a Kreuziger, e neanche in pianura hanno la forza di provare a rientrare, perché se fosse un momento di appannamento adesso li vedresti tirare come dei matti per provare a rientrare prima dell'ultima salita e essere utili. Sono rimasti veramente in pochi, ma grazie al lavoro della Astana hanno isolato Alberto Contador. E attenzione, perché nel gruppo, questo gruppettino qui, io credo che oggi sia la giornata della Gedosella Mondial, perché qualora dovessero riprendere Dupont c'è un Carlos Betancourt che mi sembra che abbia la gamba dei giorni migliori, tutto per la contentezza e la gioia di questi tifosi colombiani che sono al bordo. Allora, al bordo. Fino all'inseguimento, che ha circa un ritardo di una quarantina di secondi, e ci sono in questo gruppettino i compagni di squadra di Alberto Contador, che davanti è da solo. E questa è la nuova classifica generale: 2.30 adesso il ritardo di Aru da Contador, 3.38 quello di Amador. Sempre Diego Rosa con Paolo Tiralongo. Diego Rosa a questo punto arriverà fino a quando non inizierà la salita verso Campiglio. Dupont continua a mantenere circa un centinaio di metri di vantaggio, dopodiché toccherà ancora a Paolo Tiralongo, e poi tenteranno naturalmente i vari Kangert e Landa di mettere Fabio Aru nelle condizioni di provare a mettere in difficoltà Alberto Contador. Subito dopo il traguardo volante di Pinzolo è cominciata la salita verso il traguardo di Madonna di Campiglio, una salita di 15 km e 500 metri. L'arrivo è a quota 1715, il dislivello da superare è di 910 metri. Nel riquadro più grande la testa della corsa, con Dupont che sta per essere ripreso dal gruppo. Nel riquadro in alto a destra vediamo il gruppo della maglia rosa, nel riquadro in basso sempre a destra gli altri inseguitori, dunque il gruppo che adesso è tirato da Ryder Esiedal, dove ci sono tutti i compagni di squadra di Contador. Per un attimo abbiamo visto un rallenti ultra motion della salita di Passo Daone con Paolo Tiralongo in testa al gruppo. In questo momento abbiamo una situazione in testa di
19 elementi che si apprestano ad attaccare gli ultimi chilometri di salita verso Campiglio. Annullato anche il vantaggio di Hubert Dupont, dunque questa è la testa effettiva della corsa, perché i tre battistrada sono stati tutti e tre ripresi, prima Siuzzu, poi Visconti, adesso anche Hubert Dupont. E qua siamo dietro con Ryder Ezedal che cerca di spingere anche gli altri, sarebbe importante per Contador, oddio a questo punto non so fino a che punto, esatto, poter riavere Basso, Kreuziger e Michael Rogers. Non saranno più in grado di rientrare, è già iniziata la salita verso Campiglio, non particolarmente impegnativa nei primi chilometri, quindi non ce la faranno più a rientrare, e anche se fossero rientrati avrebbero potuto essere utili eventualmente in caso di un imprevisto meccanico per Alberto Contador, ma l'andatura che sta imprimendo Diego Rosa è sempre un'andatura molto sostenuta, quindi poco avrebbero potuto, perché non sono in grado oggi di seguire il ritmo dei migliori quando la strada sale. Continua Diego Rosa nel suo fondamentale lavoro e seguiremo questi ultimi 13 chilometri entusiasmanti che porteranno la corsa ai 1715 metri di Patascos, dove hanno fatto le cose in grande, sono stati asfaltati gli ultimi 2 chilometri appositamente per ospitare l'arrivo di questa importantissima tappa. Il Giro d'Italia è già giunto a Madonna di Campiglio nel 1999, come abbiamo avuto modo di vedere anche nella Marcor di Beppe Conti, ma qui a Patascos, insomma, è una località più famosa per lo sci. Da qui c'è la partenza della famosissima 3-3, di cui parleremo tra poco, prima di andarci a concentrare sugli ultimi chilometri di questa tappa. Intanto nel gruppo dietro, quello che era segnalato con una trentina di secondi di ritardo nella testa della corsa, prova ad uscire adesso Ryder Ezedal. La pendenza media di questa salita è del 5,9%, punte massime del 12%. Nel gruppo all'inseguimento abbiamo coloro che il Giro d'Italia lo hanno conquistato: Ryder Ezedal, Damiano Cunego ed Ivan Basso, che il Giro d'Italia ne ha conquistati due. Cioè coloro tra i corridori alla partenza di questa edizione del Giro che un Giro d'Italia lo hanno già conquistato. E Ryder Ezedal, come abbiamo visto, sta cercando di uscire tutto solo per riportarsi sul gruppo Maglia Rosa. Questo continua ad essere un dettaglio della salita invece di Passo d'Aone. Anche perché Contador aveva ancora dei compagni al proprio fianco, adesso invece è rimasto da solo. Rosa tira lungo con Landa. Gli uomini della Astana nelle prime posizioni, ma andiamo da Andrea De Luca. Andrea, dalla mia posizione scorgo la parte centrale finale del gruppo, che in questo momento vede la parte conclusiva in Dupont, poi c'è Genier della Française des Jeux, c'è Sissou della Sky, vedo anche pedalare Trofimov, davanti a lui c'è Giovanni Visconti, poi abbiamo Monfort, c'è Carlos Alberto Betancourt, c'è Kruijswijk, c'è Damiano Caruso e davanti a Damiano Caruso dovrebbe esserci Amador, sì, Koenig, e poi c'è la Maglia Rosa e poi ci sono i cinque della Astana, compreso Aru. A voi la linea, questo è il gruppo Maglia Rosa. Questa era la composizione del gruppo che mentre elencavi i nomi, Andrea, stavamo vedendo proprio con l'inquadratura dall'alto. Se non altro ci sta mettendo la grinta e la determinazione Ryder Ezedal, che aveva perso contatto nella fase finale della salita verso il GPM di Passo d'Aone. Abbiamo parlato di Patascos, la località dove si conclude questa tappa famosissima. Da dove parte la famosissima pista da sci, la famosa 3-3, che costantemente dal 1967 è inserita nel calendario di Coppa del Mondo. Famosissima per il suo slalom speciale che ha visto nel canalone Miramonti, che ha visto tra gli altri le vittorie di Gustav Töni, di Rolando Töni, di Piero Gross, di Fausto Radici, di Ivano Edalini, per restare agli italiani, le tre occasioni di Alberto Tomba e l'ultima per quanto riguarda i colori azzurri nel 2005 con Giorgio Rocca. Reso 3-3, famoso, che significa tre gare in Trentino. Esatto, Trentino. Trentino è il famoso 33 Trentini scesero da Trento. Meglio dire 3-3, è più facile. Infatti. Canalone Miramonti, questo tratto reso famoso, appunto ideato nel 1940 da Bruno De Tassis.
ed è qui la sede di una delle gare di Coppa del Mondo di sci più spettacolari, che in tantissime occasioni ha riservato gloria e soddisfazioni per i colori azzurri. E pensa, si sono svolte qui negli anni anche gare di discesa libera, una volta nel 1975 con la vittoria di un grande della specialità, Franz Kramer. C'è ancora il cancelletto di partenza e subito all'arrivo della seggiovia, quella che anche noi abbiamo preso per raggiungere il traguardo qua della tappa del Giro d'Italia, a Patascos, durante la stagione invernale, poi c'è anche la possibilità di farsi la foto mentre esce dal cancelletto di partenza. E di provare i tempi? Di provare i tempi, magari, e di confrontarli con i grandi del Circo Bianco. L'inverno prossimo veniamo a provare a farsi la foto e a cronometrare i tempi. Andiamo da Max Lelli adesso. Sono sempre sul gruppo della maglia rosa, grande lavoro di Dieguito Rosa che sta facendo un passo molto forte, stiamo salendo sempre intorno a 23-24 all'ora. La cadenza è molto buona per lui, però attenzione perché la salita non è molto impegnativa, sappiamo benissimo che la pendenza media è al di sotto del 6%, non capisco dove potrà attaccare Aru, rischiano di fare un grande lavoro e spendere moltissime energie e poi non fare niente nella fase finale. A voi. Grazie Max, intanto abbiamo capito, ti sei tradito, perché Dieguito Rosa, l'altro giorno era Dieguito Ulisse, chiunque tutti, si chiami Diego, ogni Diego per lui è Dieguito. È Dieguito, vabbè. Comunque interessante la cosa, ognuno si chiama Diego, per lui è Dieguito. Però sai dove può attaccare? Dove può attaccare Fabio Aru? Dove possono provare a creare difficoltà? Attenzione, parliamo sempre di tentativi, perché da staccare c'è un corridore che indossa la maglia rosa e che risponde al nome di Alberto, esatto, Contador. Lui è l'unico che veramente, chi vuol provare a riaprire il giro deve cercare di attaccare, però ancora una volta anche oggi abbiamo avuto la dimostrazione della grande forza e ancora di più credo della grande personalità di Alberto Contador, in un momento che teoricamente poteva essere del tutto insignificante come quello che abbiamo vissuto pochi minuti fa al passaggio dal traguardo volante di Pinzolo, dove addirittura è andato a fare lo sprint per prendere 2 secondi di abbuono Alberto Contador. Guardi la classifica e ti accorgi che potrebbe, o meglio al momento è lui il padrone del giro. Se qualcuno avesse avuto ancora qualche dubbio, si va a rivedere le immagini del traguardo volante di Pinzolo e dai la conferma che ora come ora è lui il padrone del giro. Terminato il lavoro per Diego Rosa, ora prende in mano la situazione Paolo Tiralongo. Mancano esattamente 11 km all'arrivo, il tratto più impegnativo di questa salita sta proprio nel momento in cui da Madonna di Campiglio si prende la deviazione per giungere qui in cima ai 1715 metri di Patascos. Lì si presentano le pendenze più importanti di questa salita, che raggiungono il 12%, quindi quello potrebbe essere il tratto, quando mancano meno di 3 km alla conclusione, dove Fabio Aru potrebbe tentare di creare difficoltà ad Alberto Contador. Intanto ha perso contatto già da diversi chilometri Siuzzu, ha appena terminato il proprio lavoro Diego Rosa e ha perso contatto anche Dupont. Si mantiene invece in ultima posizione Giovanni Visconti, che ha cercato di giocare la carta da lontano con la fuga da lontano annullata in pratica all'inizio, poco prima che iniziasse quest'ultima salita verso Madonna di Campiglio. Mentre Fabio Aru ha lasciato sfilare di fianco a sé Alberto Contador e preferisce porsi sulla ruota della maglia rosa, mentre i suoi compagni di squadra, ora con uno straordinario ancora una volta Paolo Tiralongo, stanno lavorando e stanno continuando a fare l'andatura, con andatura sempre molto sostenuta, una salita che non presenta in questo tratto delle pendenze sensibili e che quindi, diciamo così, può sembrare che gli Astana stiano facendo il gioco anche di Alberto Contador, ma tutto questo naturalmente sono obbligati a farlo, non hanno altre situazioni o altre tattiche in questo momento da mettere in atto. Il primo obiettivo lo hanno raggiunto, quello di isolarlo Alberto Contador. Ora c'è quello più complicato, quello di tentare di metterlo in difficoltà, e staremo a vedere cosa riusciranno a fare. L'impegno ce lo stanno mettendo sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista dell'impegno fisico, ed è quello che noi e tutti gli sportivi italiani chiedono, quello di provarci. Intanto ha perso contatto anche Carlos Betancourt, mentre arriva la segnalazione che il ritardo di Richie Porte, ormai da tempo fuori classifica, da ieri almeno, però ufficialmente fuori classifica, però era uno degli uomini più attesi a questo Giro d'Italia, dunque è giusto ricordarlo, Richie Porte, che viene segnalato con un ritardo superiore agli 8 minuti. Andiamo da Andrea De Luca.
È Indice che sta facendo un ottimo passo Tiralongo, perché si staccano i corridori, l'ultimo a staccarsi, come avete già detto voi, è Carlos Alberto Betancur, in precedenza Siuzu, e ci sono adesso, c'è Giovanni Visconti con Genier che sono lì aggrappati alle ruote di chi gli sta davanti, però fanno molta molta fatica quando stiamo per arrivare in meno 10 km all'arrivo, quindi ottimo il ritmo tenuto da Paolo Tiralongo. Voi la linea. Grazie Andrea. E sulla destra vediamo invece l'ultimo chilometro, le caratteristiche dell'ultimo chilometro verso il traguardo di Patascosso. Registrazione e riprese che sono state fatte stamattina, quando il pubblico cominciava anche a raggiungere la sede d'arrivo, possibilità che hanno avuto grazie anche agli impianti di risalita che sono stati per l'occasione aperti e messi in azione per consentire appunto l'affluenza, l'afflusso del pubblico, pubblico che ha raggiunto in massa ormai anche la zona dell'arrivo, come tanto pubblico si è visto lungo tutto il percorso di questa 15ª tappa. E per fortuna oggi sono scese davvero due gocce, due di pioggia, però insomma ne hanno presa tanta di acqua ai corridori. Per fortuna oggi una giornata di bel tempo qua al traguardo e anche lungo il percorso. Madonna di Campiglio è considerata la perla delle Dolomiti del Brenta e dell'Adamello, e questi sono gli scenari che accoglieranno appunto l'arrivo di questa 15ª tappa del Giro, che chiuderà la seconda settimana del Giro. 60 km di piste, 20 impianti di risalita per una zona, una località che è veramente una delle eccellenze per quanto riguarda gli amanti dello sci, e per chi ha voglia di andare in bicicletta naturalmente anche salite dove si sono scritte pagine leggendarie della storia del ciclismo. Tra le piste più importanti naturalmente la 3-3 che abbiamo già citato, e ricorderei anche la Spinale Direttissima, una pista che gli appassionati di sci conoscono molto bene, lo Spinale, scusate, che propone pendenze veramente veramente sensibili da affrontare in discesa, chiaramente. Mentre tornando al ciclismo, abbiamo visto, è bastato inquadrare uno striscione, 16 anni non bastano per cancellare un mito, e il riferimento era chiaramente a Marco Pantani, anche perché l'unico arrivo del Giro d'Italia Madonna di Campiglio, anche se non nell'abitato, è quello del 99, proprio con la vittoria di Marco. Uno dei momenti più alti è il giorno dopo, quello che da tutti viene considerato l'inizio della fine per Marco Pantani, e da quel giorno il Giro non era più tornato a Madonna di Campiglio. Si torna in questo 2015 con una tappa molto interessante, si è già scalato il Passo d'Aone, salita durissima che ha selezionato notevolmente il gruppo, vedete questi sono i corridori rimasti al comando, grande lavoro della Stana ancora con Paolo Tiralongo, mancano meno di 9 km al traguardo e continua l'opera lenta ma inesorabile di tentativo di deterioramento dello spessore di Alberto Contador, che invece continua con la sua prestanza comunque a far capire di non avere nessun accenno di difficoltà. Si sposta adesso anche Paolo Tiralongo, dunque rimangono comunque sempre due uomini a Fabio Aru. Adesso è il turno di Tanel Kangert e poi ci sarà il momento in cui a lavorare in testa al gruppo toccherà a Mikel Landa. Sta facendo grande selezione questa andatura della... Perde contatto anche Genier, perde contatto anche Visconti, dunque selezionato ulteriormente anche Maxime Monfort, si stacca. Continua invece a rimanere con il gruppo dei migliori Andrea Amador, il costaricense che occupa la terza posizione in classifica generale. Molto bella la pedalata anche di Leopold König, maglia Sky, alla ruota di Fabio Aru. Mentre continua la rimonta di Ryder Heisedal, che ha raggiunto Siuzu. Anche lui ha superato il cartello dei 9 km all'arrivo in questo momento, e il ritardo di poco superiore al minuto. Dunque Kangert, poi Landa con Fabio Aru, Contador, König, Trofimov, Kruijswijk, un bravissimo Damiano Caruso, Amador e Genier. Questa è la composizione del gruppo che è rimasto al comando. Gli unici che sono riusciti a resistere al ritmo forsennato che fin dal Passo d'Aone è stato imposto da Fabio Aru con la sua formazione.
Ricordiamo che ci sono anche gli abbuoni, 10, 6, 4 secondi al primo, secondo e terzo al traguardo. Selezione lenta ma inesorabile anche oggi, che a causa della fatica accumulata in tutte queste giornate e soprattutto ieri nella durissima e impegnativa tappa cronometro da Treviso a Valdobbiadene, che tanti danni ha causato nelle gambe di tanti corridori che oggi non sono riusciti, come normalmente erano riusciti a fare fino all'altro giorno, a rimanere con i migliori. E questa invece saliva. Sulla destra sono le immagini che arrivano dalla zona del traguardo, anche oggi un grande pubblico lungo tutto il percorso e qua a quota 1715 di Patascos per seguire l'arrivo di questa quindicesima tappa del Giro d'Italia. Adesso cede un po' Damiano Caruso che fatica a tenere il ritmo che sta imponendo ora Tanel Kangert. Andiamo da Max Lelli. Si sta imponendo un ritmo incredibile, io sono proprio dietro il gruppettino della maglia rosa, la Astana grande lavoro, anche se mi viene da pensare che probabilmente ci potrebbe essere un accordo e magari potrebbe vincere la tappa Aru, speriamo, è quello che veramente mi auguro, perché altrimenti non ha senso perché stanno portando in carrozza il corridore spagnolo, il pistolero, lo stanno portando fino all'ultimo 3 km dove lui poi può prendere in mano la corsa. Ci potrebbe essere questo accordo e può succedere un accordo fra squadre, perché altrimenti, come ho detto, non mi torna molto. A voi. Silvio, il ragionamento di Max Lelli. No, io capisco il ragionamento che fa Max ed è un rischio che stanno correndo obiettivamente, ma l'alternativa qual è? Non ne vedo altre, se non provano con un lavoro intanto, ai fianchi sperando che poi Aru dia il colpo del KO di giornata, chiaramente. Esatto, l'alternativa qual è? Intanto era quello di isolarlo, obiettivo raggiunto, e ora cercare naturalmente di prenderlo in castagna, tra virgolette. Intanto da questa inquadratura dall'alto vediamo che ha perso contatto Damiano Caruso, sta c'è invece contatto, sempre Trofimov, sta perdendo contatto Genier, è da tanto però che è lì, con 3, 4, 5 metri di ritardo, però per il momento rimane agganciato Alexandre Genier, e questo è il confronto anche con il primo piano di Alberto Contador sulla sinistra, Fabio Aru l'avevamo visto sulla destra, e se forse... Facciamo un'altra ipotesi, Silvio. Alberto Contador che non vuole oggi ammazzare il Giro d'Italia. Forse anche per una questione di rispetto nei confronti del lavoro che sta facendo la Astana. Ma non dimentichiamo che Alberto Contador ha in programma anche il Tour e non per una semplice partecipazione. Il suo obiettivo in questo 2015 è quello di vincere Giro e Tour nella stessa stagione. Lui che fa già parte di coloro che hanno vinto sia Giro, Tour e anche Vuelta. E quindi credo che gestirà quest'ultima settimana cercando con il minimo sforzo di vincerlo questo giro. Di mantenere la posizione, anche perché dico a Contador, poi con lo spessore e la storia di Contador, vincere con 5 minuti di vantaggio, con 2 minuti di vantaggio cosa cambia? Sì, questo è vero, ma tieni in considerazione che non dobbiamo dimenticare che comunque Alberto Contador è ancora uno della vecchia scuola, in che senso? Non sta lì con il bilancino, è uno a cui piace anche regalare spettacolo, e quindi mi aspetto che comunque vada in una delle tappe importanti che ci sono martedì prossimo. Oggi ne abbiamo chiaramente una che la stiamo vivendo in diretta, martedì prossimo ce ne sarà un'altra, sabato prossimo il tappone con arrivo al Sestriere con il Colle delle Finestre, che vorrà comunque regalare emozioni, non si accontenterà di vincere questo giro se riuscirà a vincerlo con il bilancino. Quindi Contador è un corridore che ama vincere e regalare spettacolo. È chiaro che non dobbiamo dimenticare che poi è in programma anche il Tour e che quindi gestirà quest'ultima settimana cercando con l'esperienza e con lo spessore che ha di farlo sia in funzione di quello sia in funzione dello spettacolo e delle emozioni da regalare al pubblico. Intanto Alexandre Genier adesso dà l'impressione davvero di perdere il contatto e dunque di mollare per cercare di limitare i danni, la francese della FDG, mentre continua il proprio lavoro Tanel Kangert, ancora non è entrato in azione Mikel Landa. Dunque sono rimasti Kangert, Landa, Contador, Aru, poi abbiamo visto König,
tifosi di Nicola Ruffoni purtroppo per loro non lo vedranno passare perché si è ritirato proprio, ma festeggiano uguale questa tappa, ma giustamente fanno bene, hanno ragione, l'importante è far festa. Poi Trofimov, König, Amador e Krusevec, questa è la composizione del gruppo di testa sul quale non riesce a rientrare e in base al rilevamento cronometrico non riuscirà a rientrare Ryder Esidal perché ha sempre un minuto e mezzo di ritardo. Mentre nell'attesa, mentre dovrebbe terminare tra poco, no, pensavo che Tanel Kangert terminasse ora in questo momento, mancano 6 km all'arrivo, mi prendo la licenza per fare gli auguri a una grande sportiva, grande appassionata di ciclismo tra l'altro, Barbara, che martedì scorso ha compiuto 33 anni e che mi ha bacchettato perché ci siamo dimenticati di farle gli auguri, glieli facciamo oggi, tanti auguri. E continuiamo a seguire quello che sta accadendo con Alberto Contador che si alza sui pedali con la sua classica andatura mentre sempre seduto Fabio Aru che ha la possibilità di guardare, di seguire da vicino il suo grande rivale e di cercare di coglierne qualche difficoltà. Scritte sull'asfalto per Leopold König che dopo il tracollo di Richie Porte è diventato il capitano del Team Sky e molto molto bravo perché noi ne abbiamo parlato abbastanza oggi, davvero merita un grande applauso anche Andrea Amador che è il terzo della classifica generale, lo vedete là in penultima posizione per ora almeno non ha accusato il minimo e soprattutto non ha evidenziato il minimo segno di cedimento. Così come sottolineerei un bravo veramente a Stefan Kruijswijk. Lo vedete in fondo, maglia gialla della Lotte nel Jumbo. All'attacco in moltissime occasioni, nonostante le energie spese, oggi è lì con il gruppo dei protagonisti, dopo anche lui la tappa a cronometro di ieri che ha interpretato non certamente risparmiando energie. Quindi bravi veramente, abbiamo visto un tifoso di Leopold König che aveva stampato il nome e il cognome del suo beniamino direttamente sulla pelle, incurante delle temperature, insomma, che non sono proprio temperature estive. Ci stiamo avvicinando ormai a Campiglio, mancano poco più di 2 chilometri al passaggio a Madonna di Campiglio e poi si prenderà la deviazione per raggiungere Patascos, la località dove c'è la linea del traguardo di questa 15ª tappa. Eccolo il dettaglio anche in grafica della salita verso il traguardo di Madonna di Campiglio, tra un po' si affronterà un tratto con una pendenza del 12%, sarà quello anche il punto più difficile, più duro di questa salita che misurava 15,5 km, adesso si passa sotto l'arco che indica 5 km alla conclusione. E continua il lavoro di Tanel Kangert, l'andameana è lì pronto in seconda posizione ad entrare in azione e probabilmente quando prenderà in mano la situazione il basco dovrebbe ulteriormente selezionarsi il gruppettino di testa. L'andameana che ricordiamo è settimo in classifica generale, sono saltati oggi Dario Cataldo, Jürgen van den Broek e risalendo la classifica fino alla quarta posizione anche Rigoberto Urana, dunque stasera questa tappa scaverà una differenza ancora più profonda tra i primi tre della classifica e il resto del gruppo a parte Mikel Landa. Lo spettacolo ancora delle Dolomiti di Brenta, qualche spruzzata di neve caduta proprio negli ultimi giorni quando la perturbazione che ha investito anche il Giro d'Italia fino a ieri ha portato tanta pioggia in pianura ma anche qualche spruzzatina di neve come avete visto. La storia di Madonna di Campiglio nasce a metà del 1800, per la precisione nel 1872, grazie a Giambattista Righi che era un imprenditore della Val Rendena che acquistò dalla Curia di Trento i ruderi di un monastero e nacque così l'attività di Madonna di Campiglio che fin da subito in pratica sviluppò una forte vocazione turistica. 4 al traguardo per il gruppetto degli uomini al comando, andiamo da Max Lelli, torniamo in corsa dunque Max. Abbiamo fatto un tratto pianeggiante, sono sempre dietro il gruppo della maglia rosa, grande lavoro di Kangert, qua un tratto che vanno su di 53, siamo sempre intorno a 40 all'ora. Mi sembra di capire che l'andameana è nella rampa di lancio, almeno me lo auguro per vedere qualcosa di buono, altrimenti come ho detto prima
stanno portando in carrozza Contador, che è sempre rimasto coperto in maniera perfetta. Mi sembra di vedere Amador pedalare un pochino più pesante, ha preso una barretta e dentro la galleria si è stretto le scarpe. Ci sarà un gran finale, a voi! Gran finale, sì, per questa tappa numero 15 del Giro d'Italia, il quinto arrivo in salita, poi il quarto arrivo in salita, poi ci saranno quelli della Prica, di Cervinia e del Sestriere, tante, tantissime montagne da affrontare, da scalare nell'ultima settimana del Giro d'Italia. La corsa adesso sta arrivando a Madonna di Campiglio, domani vi ricordo il giorno di riposo, ma soprattutto vi ricordo l'appuntamento con la ripartenza martedì, una tappa che seguiremo integralmente dalle 11.50, la tappa della Prica, la tappa con il Mortirolo, dove ripercorreranno lo stesso tratto di strada che stanno percorrendo in questo momento, partenza da Pinzolo, poi si proseguirà fino al passo Campo Carlo Magno per poi scendere. Attenzione, Landa Meana ha preso l'iniziativa, è il turno adesso della Basco della Astana, ma il primo a saltare sulla sua ruota è proprio Alberto Contador, mentre sembra un po' in difficoltà Fabio Aru, proprio sotto lo scatto del suo compagno di squadra Trofimov. Segue Fabio Aru, che ha perso qualche occhio metro, rilancia Alberto Contador. Occhio adesso ad Alberto Contador, che va ad affiancare e a saltare, a scavalcare Mikel Landa. Nel momento in cui ha preso l'iniziativa Landa, il primo a farne le spese è stato proprio Fabio Aru. C'era purtroppo l'impressione, vedendo in faccia le espressioni di Fabio Aru e poi di Alberto Contador, quando ha preso l'iniziativa Mikel Landa è cambiato il ritmo e purtroppo a farne le spese tra i tanti anche Fabio Aru, che ora sta provando a reagire ma continua ad aumentare il distacco nei confronti della coppia di testa, dove naturalmente Mikel Landa si è messo alla ruota di Alberto Contador, che non ha perso l'occasione di creare difficoltà al giovane rivale non appena lo ha colto in difficoltà. Sta sorprendendo anche Yuri Trofimov, che mi sembra stia tenendo abbastanza bene almeno per ora il ritmo di Fabio Aru, mentre Mikel Landa continua a voltarsi, perché se vuole rimanere sulla ruota di Alberto Contador inevitabilmente perde per strada, o meglio rischia di perdere per strada Fabio Aru. E adesso Landa, Silvio, come deve comportarsi? Landa deve stare a ruota, adesso Fabio Aru sta cercando di rinvenire, ma naturalmente se si troverà in maggiore difficoltà il suo capitano dovrà attenderlo, non potrà fare altrimenti. Ora addirittura passa davanti, prova a rilanciare l'azione, non vorrei che in casa Astana in qualche modo Mikel Landa in questo momento abbia gli stessi gradi di Fabio Aru, questo non lo sappiamo, lo scopriremo salendo verso Patascos. Mancano poco più di 2 chilometri, Fabio Aru fortunatamente è riuscito a rientrare per ora e qui inizia il tratto più impegnativo di questa salita. Ricordiamo che Landa ha 4 minuti e 55 in classifica di ritardo da Alberto Contador, 4 e 56, dopo i 2 secondi che ha guadagnato al traguardo volante lo spagnolo, 2 e 30 invece il ritardo di Fabio Aru, che parte adesso, prova adesso a partire, prova con lo scatto Fabio Aru, ma Alberto Contador con la stessa identica facilità riesce a saltare anche sulla ruota del sardo. Adesso rischia di farne le spese dopo questa nuova accelerazione Yuri Trofimov, sono rimasti in 3 Alberto Contador teoricamente nella morsa di 2 uomini della Astana, di Aru e di Mikel Landa, mentre si è arrivato sotto anche Yuri Trofimov. Il carattere e la personalità non mancano ad Alberto Contador, ma non mancano nemmeno a Fabio Aru. E parte adesso Landa, sta andando a chiudere ad ogni attacco Alberto Contador, parte Mikel Landa e ancora una volta, guardate, è Fabio Aru che ne fa le spese dopo questo scatto del suo compagno di squadra. Contador risponde colpo su colpo, dobbiamo dire eccezionale Silvio Contador. Eccezionale, fanno male gli scatti di Mikel Landa, ma fanno male soprattutto al suo capitano. A chi non dovrebbe? Sì, non puoi, cioè o sono cambiate, e chiaramente lo stiamo scoprendo ora, le gerarchie in casa Astana, o obiettivamente quanto sta facendo Mikel Landa, per carità, chapeau di fronte a questo ragazzo giovanissimo che sta dimostrando in montagna di essere uno dei migliori, ma Alberto Contador non si lascerà scappare l'occasione. Vediamo, perché ci sono anche gli abbuoni, ci sono anche gli abbuoni, poco più di 1,5 chilometri alla conclusione, e dobbiamo dire chapeau anche per Fabio Aru, perché con una forza, con una determinazione davvero encomiabili sta stringendo i denti, sta soffrendo forse come non mai, ma comunque è sempre
sempre lì, perché adesso siamo vicini all'ultimo chilometro e si sono tolti di mezzo definitivamente Yuri Trofimov. Sono rimasti loro tre: Contador, Mikel Landa e Fabio Aru. Contador che con una facilità eccezionale è andato a rispondere ad ogni attacco. I due di Landa, l'unico attacco che è riuscito finora a portare Aru. Nell'ultimo chilometro le pendenze sono di circa il 7-7,5%, quindi niente di trascendentale, riesce a rientrare. Occhio, anche Trofimov, perché è rientrato Trofimov, che prova a sorprendere. Adesso parte Yuri Trofimov che è riuscito a rientrare. Contador è lui che si incarica di guidare l'inseguimento alla russo della Katyusha. È rientrato Trofimov, ultimo chilometro, va per cercare di vincere la tappa, ma lo stesso obiettivo è quello che sta inseguendo anche Alberto Contador. 10, 6 e 4 sono gli abbuoni in palio per il primo, il secondo e il terzo. Alberto Contador che sta parlando con Mikel Landa, attenzione, gli ha detto: io non ho nessun obiettivo di andare a prendere Trofimov, se volete vincere la tappa devi muoverti tu. E parlava di Landa, perché per quanto riguarda Alberto Contador non ha nessun interesse di andare a prendere Yuri Trofimov. Attenzione, perché adesso rilancia l'azione Alberto Contador con Aru che è sulla sua scia. Siamo già entrati nell'ultimo chilometro, difficile andare a riprendere il russo della Katyusha. Sono al fianco adesso Alberto Contador, che forse sta dicendo qualcosa a Fabio Aru, però vedete, anche da un punto di vista simbolico mantiene sempre 30 centimetri di vantaggio. Sono affiancati, ma la ruota di Contador è sempre davanti. La sensazione è che lo spagnolo possa provare ancora con uno scatto. Ormai è andato Yuri Trofimov, davvero difficilissimo andarlo e a riprendere. Aru che invita Mikel Landa a passare davanti, hai visto, lo ha fatto sia con un gesto del braccio sia cercando di dirglielo via radio. Ma attenzione, non è ancora finita, mancano 500 metri all'arrivo, c'è ancora la possibilità di recuperare. Parte Mikel Landa, parte adesso il basco della Astana con Contador che questa volta è costretto a lasciare una decina di metri. E Mikel poco Landa più potrebbe di vincere la tappa, 400 metri alla conclusione, con Landa che si sta riportando su Yuri Trofimov, mentre dietro è bellissima questa immagine, rimangono insieme Contador con Fabio Aru. Contador che continua a dire qualcosa, poche parole per il suo giovane rivale, mentre Mikel Landa è passato. Mikel Landa è andato a superare Yuri Trofimov. Mikel Landa, su gentile concessione possiamo dirlo di Alberto Contador, va a conquistare la vittoria di tappa. Ripreso Trofimov, mentre nelle vediamo regole, se ci sarà sprint. Nelle regole non posto, scritte del ciclismo, Silvio, si potrebbero scrivere davvero delle pagine intere su quello che stanno facendo Contador e Fabio Aru. Aru che adesso prova ad andare a fare lo sprint per guadagnare almeno i 4 secondi di abbuono, mentre la vittoria è per Mikel Landa, che fra l'altro qualcosa riesce a guadagnare anche in classifica generale. Niente da fare, Contador non lo vuole lasciare l'abbuono a Fabio Aru. La vittoria per Mikel Landa, e chissà che forse non siano cambiate anche le gerarchie in casa Astana. Landa davanti a Trofimov, Contador terzo, quarta posizione per Fabio Aru. Contador non ha vinto, è vero, però oggi ha reso ancora più grande l'ipoteca che già ieri nella cronometro aveva piazzato sul Giro d'Italia, decidendo a chi lasciare la vittoria di tappa, gestendo il finale con grande autorevolezza. Segnaliamo comunque il carattere e la determinazione di Fabio Aru a non cedere un metro, a cercare di recuperare sempre dai momenti di difficoltà, mentre all'arrivo giunge Kruijswijk davanti ad Amador. Quindi c'è stata grandissima selezione anche oggi, ma Alberto Contador ha dato la netta sensazione di essere in grado di gestire con assoluta autorevolezza lo strapotere di squadra dell'Astana, che si è trovata comunque, ha raccolto la seconda vittoria di tappa in questo giro con Mikel Landa, mentre arriva Leopold König. Eccolo qua il cieco del Team Sky. Questo dovrebbe essere Kangert, che viene informato della vittoria di Mikel Landa, primo sul traguardo di Madonna di Campiglio. Mikel Landa che guadagna anche in classifica generale. Adesso attendiamo chiaramente l'ufficializzazione, però qualche posizione la scala. Hai detto bene, Silvio, ci è piaciuta tantissimo al di là del risultato, perché
in alcuni momenti è apparso davvero in difficoltà, però a me è piaciuto tantissimo il carattere di Fabio Di Aru. Carattere non gli manca, abbiamo sempre parlato della personalità e dello spessore di quest'uomo qui che vediamo inquadrato, già salito sui rulli per metabolizzare, cercare di metabolizzare immediatamente la fatica accumulata, ma lo stesso spessore, lo stesso carattere, la stessa determinazione lo sta dimostrando un giovanissimo Fabio Aru, che sta cercando in tutti i modi di rendere la vita il più complicata possibile, lui con la sua formazione, ad Alberto Contador. Arriva adesso al traguardo Damiano Caruso, poi alle sue spalle Maxi Monfort. Gerarchie in casa stana, oggi può essere cambiato qualcosa, Silvio? Non lo so, oggi abbiamo avuto la sensazione che spesso Michel Landa corresse, sì, senza considerare le difficoltà andiamo, del compagno. Andiamo da Pier Giorgio Severini, che è proprio con la Giuseppe Martinelli, a te. Sì, allora se si ferma l'ammiraglia così riusciamo a parlare con Beppe. Beppe, avete vinto questa tappa? Se si può fermare cortesemente. Sono qua incasinato, non possiamo. Niente, non riusciamo. A te Francesco. Grazie per Giorgio almeno per il tentativo, però chiaramente dopo la linea del traguardo ci sono delle regole anche ben precise proprio per far defluire il traffico delle varie ammiraglie. Intanto Caruso è arrivato con 2:13 di ritardo, Amador che è il terzo della classifica generale con 42 secondi da Michel Landa, che guadagna 5 secondi sulla strada Contador più i 4 di Abuoni rispetto allo spagnolo. Mentre il Rider Race sta tagliando il traguardo ad oltre 3 minuti. Vediamo se Pier Giorgio è riuscito a bloccare l'ammiraglia della Stana. A te. Sì Francesco, allora Beppe, vittoria di tappa, che risposta c'è stata da parte di Aru secondo te dopo il grande sforzo e la delusione di ieri? Sicuramente una buona risposta, anche se alla fine il padrone di questo giro è Contador, ha gestito bene tutto. Noi a quel punto qua abbiamo provato anche a vincere la tappa, perché sarebbe stato veramente fargli un regalo a altri corridori quello di non vincere oggi a Madonna di Campiglio. Però certo, abbiamo provato a vincere con Fabio, abbiamo provato a vedere di far saltare un po' i nervi a Alberto, ma purtroppo è veramente nettamente il più forte. Li abbiamo visti parlare, c'è stata una sorta di gentleman agreement per far vincere Landa, secondo te? Ma sai, noi è stato Aru a dare il là a Landa, lui ci ha provato, però probabilmente aveva visto che Contador aveva qualcosina in più e si rischiava veramente di non vincere neanche la tappa. Abbiamo grazie a Beppe. Così. Grazie a Beppe Martinelli, a te Francesco. E questa è la nuova classifica generale, sempre più in maglia rosa Alberto Contador, che adesso ha 2:35 di vantaggio su Fabio Aru, si conferma in terza posizione Amador a 4:19, Michel Landa è quarto, dunque guadagna in classifica adesso con un ritardo di 4 minuti e 46 secondi. Credo che sia tutto nelle parole di Giuseppe Martinelli l'assunto di questa giornata. Abbiamo cercato di far saltare i nervi a Contador, non ci sono riusciti, è lui il più forte in assoluto di questo giro. Ancora un flash con le interviste con il vincitore Andrea De Luca e con Michel Landa. A te. Vittoria importante per Michel Landa, vittoria al Giro d'Italia a Madonna di Campiglio. È tanto. Una vittoria importantissima per me, anche per la squadra. Penso che abbiamo fatto un bellissimo lavoro, no? E quando si lavora così come una squadra, la vittoria è un po', non solo per me, no? È un po' per tutti. Il tuo scatto è arrivato dopo un conciliabolo tra di voi, eravate in tre, Contador, Aru e te. Sì, eriamo in tre, eriamo in superiorità, no, non potevamo lasciare scappare questa vittoria. Complimenti a Landa, a voi. E mentre sta arrivando adesso al traguardo Roman Kreuziger con un ritardo di 5 minuti e mezzo, è il momento di andare sul palco del processo alla tappa con Alessandra De Stefano. Il cambio maglia rosa, non sì, quello è vero, sì, quello è vero. Se no, non esageriamo con la superlativa. Tutto aperto con la maglia, perde. Beh, 5:44, ci sono dei stacchi notevoli, bisognerà poi adesso vedere il raffronto della classifica generale che tra poco vedremo senz'altro. Ma fanno un po' di fatica oggi i cronometristi e anche la giuria a metterla. Eccola qua la classifica all'arrivo, intanto Landa davanti a Trofimov, Contador, Fabio Aru ha preso anche un secondo su strada, quindi 6 di Abuoni più 1 fanno 7 secondi, 2:28, non è che 7 secondi, però 2:28, 2:35 sarà il ritardo di Fabio Aru. Credo che non
cambi niente sotto quel profilo. Vediamo la classifica, vediamo Landa come parlerà. Michel Landa, una Astana molto forte fin dall'inizio della tappa. Yes, we have a very good team in the climbs. Sì, abbiamo una squadra molto forte nelle salite. For us start the best part of the giro, I think. E oggi, da oggi comincia la miglior parte del giro per la nostra squadra. Tu hai vinto la tappa, Aru è ancora secondo in classifica generale. Objective is finishing with Aru at the best place we can. Sai, il nostro obiettivo oggi era di portare Aru nel miglior posto possibile. But it's difficult, no? I think. Abbiamo vinto una tappa. Thank you very much indeed. Thanks. Ha fatto la faccia come per dire non sono molto contento del mio inglese, però quello è quello, quello che è. Intanto arriva Niemez, Pirazzi. Pirazzi arriva ora Uran in questo momento in ritardissimo. Sì, beh, siamo a 8 minuti, ma non oso neanche c'è pensare Felline. Al ritardo di Ricci Porte. Felline con Premislav Niemec arrivano in questo momento. Niemec e Felline con Rigoberto Uran che sta per tagliare il traguardo in un gruppetto a quasi 8 minuti dal vincitore. Eccolo qua, Rigo oggi ha preso una bella legnata nei denti. C'è anche Formolo insieme a lui. E intanto le premiazioni. Questa è la classifica generale, con la classifica generale ancora Alberto Contador più che mai in testa, e siamo proprio con Fabio Aru, scusate, con Fabio Aru, con Rigoberto Uran, con Piergiorgio Severini. Sì,